Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla nuova history su Dragon Ball Z Dokkan Battle per provare assieme il nuovo team Power of Friendship, o come cacchio l'hanno chiamato. E fondamentalmente è un team buono. Cioè, stranamente non è un team di merda. Cioè, ci sono tipo tutti Goku, c'è di tutto. Quindi è effettivamente un team fatto bene. È una lead non del cacchio. Che sia una lead repeat praticamente del Turtle School. Sì, è una lead repeat del Turtle School. Però con l'aggiunta di Kale, Caulifla e Kefla. Ok, però lasciando perdere questo, siamo qua nella nuova history insieme al nuovo team di Kefla per giocare Kefla e tutte le cose. Allora, facciamo girare Migatte no Gokui e divertiamoci. Fondamentalmente voglio giocare Kale Caulifla e Kale Caulifla, perché è bello, e prima o poi trasformeremo Kefla. E la cosa che oggi ero in live e lo stavo anche dicendo, vi ricordo, live alle 21 quasi ogni giorno su Twitch, in questi giorni però alle 15 per il male ai denti. Però una cosa che stavo dicendo, il bello di questa Kefla è che la potete giocare con Kefla STR, con Kefla fisica, con Kale Caulifla, con un'altra Kale Caulifla Tech. È fantastico, mi piace veramente tanto come cosa. È proprio giocabile in molti modi, che è una cosa divertente alla fine dei conti. Vai, Migatte, fritta. Credo che sia contro tutti quelli che sono Joined Forces, quindi tipo parte da quelli un po' schifosi fino ad arrivare a Goku e Vegeta blu, e poi ci saranno che le Caulifla nuove, molto probabile. O le Super Saiyan anche. Super Saiyan. Non so niente, eh. La sto affrontando qua per la prima volta, fondamentalmente. Non so niente. Allora, facciamo così, ragazzi. Andiamo. Facciamo girare un attimo. C'è un po' uno sbatti ora da fixare i turni. Fondamentalmente stiamo giocando Migatte. Migatte funziona. Potete usare Migatte GL, Migatte STR, Migatte GL, Migatte Int. Funzionano. Proprio non vi importa alla fine dei conti. Dall'altra, vabbè, faremo Kefla e Kale Caulifla. Quindi, come dicevo, è un team veramente solido. Alla fine, veramente solido. Ok, buono. Posto. Iniziano già a crepare. A posto. Pam. Devo far boostare Goku più che altro. È solo che se non ha una history parte lenta, quindi non vediamo 12.000 attacchi sul Migatte STR. Non evadono, non si boostano, non è divertente. Grazie per la special qua sopra. La volevo proprio su Kale Caulifla. Vabbè, no, tranquilli. Che te devo dire? Però sì, un'altra cosa, come stavo dicendo, è che potete giocare Kefla con Kale Caulifla. Cioè, giocare quindi una versione così e una versione trasformata. Non è il turno migliore, però potete fare anche quello. Cioè, mi piace un sacco questa carta. C'è poco da fare. Mi piace veramente un sacco come funziona in sé la carta. Andiamo a posto. 2004, sì. Più che altro, l'unica cosa, essendo che hanno i link bassi, l'ho pullata ieri, ragazzi. Quindi, pullata ieri, ho fatto quei 2-3 stage per livellare. Non sono ancora al 5. Non la vedremo sparare quello che abbiamo visto anche dallo showcase. Si allontana di molto. Ovviamente dallo showcase ability full, quindi... Oh, turni messi a posto. Sì, prima potevo tenere la Kale Caulifla Tech direttamente in turno e via. Ma va bene comunque. Tanto qua non credo che sciotti, quindi siamo a posto. E andiamo avanti così. Facciamo in questo modo. Vediamo un attimino. Non sciottare Migatte. Vorrei tanto evadere con Migatte STR. Solo per averlo boostato. Sì, non shottare un parolone quando inizia a crittare così. Ok, buono. Ok, Migatte evita questo colpo. Eh sì, la cosa brutta è proprio che siamo in uno di quegli stage dove fanno pochi attacchi. Quindi Migatte lo boostiamo veramente nel 2000 mai. Nel 2000 mai l'avremo full boostato. Ed è una pecca. Però vediamo se comunque diventa difficile. Per ora è una cavolata. Poi comunque col team che abbiamo, se non c'è una roba tipo che blocca l'evasione, è una cavolata proprio. È una cavolata di quelle assurde. Allora, un attimo solo, devo vedere 2.68, 2.6. Sì, perché l'altra è la friend apposta. Giochiamo così per ora. C'è un piccolo upgrade da fare a questo team, che sarebbe Kaylint, che riceve Leza
per il video domani. Per quando state a guardare il video, domani riceve le zaine. Che è venerdì. Piccolino, piccolo upgrade io che la rende molto, molto più forte di come ora. Ora è la più vecchia, quindi non ha def, non ha danno, è solo poco buff e basta. Non è tutta sta gran roba, è da migliorare assai quella cosa. Oh, un po' d'attacchi? Ah, no, due. Volevo un po' d'attacchi. Volevo proprio un po' d'attacchi, no, ma va bene, comunque andiamo così. Krillin, peccato, non andrà in special. Sì, fondamentalmente è una gran mano quella Kaylint. Quella Kaylint in Universe X in generale, e comunque in generale in Universe Survival Saga è free to play, quindi la potete giocare anche lì. È buonissima, è veramente buonissima. Hanno fatto tre Ezza veramente buoni. Ci sta. Quando fanno gli Ezza free to play buoni ci sta, vero? Dodori e Zarbon. Dodori e Zarbon un po' una presa in giro, ma sono un po' una presa in giro. Aia, sì, fa male. Ovviamente a fare quello si prendono le botte. Allora, fatemi vedere. 3.22, teniamo così tranquillamente. Teniamo ancora. Non so, credo finiranno veramente con Kaylekao lì. Mi aspetto quello, quindi. Mi aspetto quello. Però questa history è già un po' troppo stupida. Nel senso, cioè parte con che sono Goku e Bulma, per poi arrivare al torneo del potere. Si è perso un po' il senso delle history, nel senso, cioè che ne so, la history Cell Saga, sono tutti Cell Saga, no? Questa è la history Joined Forces. E che cacchio di history è, scusate, non ho capito che history è, scusate, senso, dov'è? Goten e Trunks, ovviamente, ok. Quindi dopo probabilmente ci saranno Goku e Vegeta Blu. E poi forse Kaylekao Leafla. Però, ripeto, non l'ho vista. È la mia prima run. Non so nemmeno se hanno meccaniche super mega OP, spacco tutto, tutte le cose. Non lo so, non lo so sinceramente. Sto andando proprio così. Lo scopro insieme a voi. Oh, bella, boostati, Gatte. Gatte STR, boostati. È un piacere. È un piacere. Bel cretino ci starebbe anche. Vabbè, chiedere troppo, è ancora ability free, quindi è un po' chiedere troppo. Ma forse è ability 1 ora. Boh, non me lo ricordo. Non lo gioco Migat STR. Diciamo che per questo video non volevo fare Migat Int, perché sennò è sempre il solito Migat GL, Migat Int. Sì, è sempre quella la tornazione. Noi sappiamo com'è. GG Migat. Bravissimo. 2 milioni e 2, ok, sì. Più che altro, cavolo, li devo farmare Link. Gli devo veramente fermare Link. Lo so che per molti è stata una scammata l'evento del come cacchio si chiamava, del grande saggio. Però mi ha funzionato veramente da Dio. Mi ha livellato un sacco di Link. Mi dispiace che non ci sia più. Non ci sia più come evento. Allora, 4.25. Ok, 4.25. Va bene. Credo che questo sia l'ultimo turno che facciamo come Kaylekao Leafla. Poi spingiamo a fare le cose belle con Kefla. Spingiamo a fare le cose belle con Kefla e ci divertiamo. 3 milioni e 4, sì, a posto. Dopo appena la trasformiamo e gli diamo 6 orbs, iniziano a sparare proprio. Via così, divertimento. 3 milioni e 6. Un'altra special sarebbe un bustino in più. Non mi dispiacerebbe, Dokken. È un crit, va bene comunque. Va bene comunque. Ah no, sono Kaylekao Leafla Tech. Allora mi sa, o finisce qua con Kaylekao Leafla, o ci sono ancora Goku e Vegeta Blu. È proprio l'ultima cosa che io mi aspetto a sto punto, no? Qua abbiamo finito tutti i turni di Migat STR. Ho paura a tenerlo lì, però va bene comunque. Lo scopriamo. Anche se in realtà facciamo giusto questo. Anche perché lì c'è la Kale non ancora con l'Ezza, quindi non è proprio tanta roba. Guarda, se mi evadi, grazie. Evadi e a me va bene comunque. 7 milioni, vai Migatte. Siamo a fine run, però dai, finalmente riesci a fare qualcosina anche te. Pem, no crit. Crit. Ok. Trasformiamo ora Kefla. Facciamo questo. Perché non so. Oh, ok.
Sinceramente io non so se questa è l'ultima fase. Mi aspetto ancora, e ripeto, che ci sia... Che ci sia ancora una fase. Però potrebbe essere l'ultima. Io voglio comunque vedere Kefla, quindi... vediamo Kefla. Aia, fatto male. Fatto abbastanza male, ok? Tanto per, non si sa mai... Più che altro, scusate, l'audio. Fatemi mettere l'audio qua, perché... Vai Kefla! Eccola qua! Kefla! Eccola! Kefla! Incazzatissima! Allora, solo per farvi capire comunque, potete anche giocare questo. Però non è proprio il buddy perfetto, però tranquillamente potete anche giocare questo, potete... Il bello di questo team, ragazzi, è veramente il bello di questo team. Giocate un po' come volete, che le colliche, va bene alla fine. Allora, 3-18, sì sì, va bene comunque. No, però non abbiamo le ore. Peccato, non tiriamo, non gli diamo i 6 key. Quello proprio è una cosa che... li abbiamo ora, alla fine però, peccato. Quella è proprio l'unica cosa che non mi va a genio con questa Kefla. Quelle 6 orb sono dannate proprio. Dannate 6 orb. Dannate 6 orb. Dannate veramente 6 orb. Pam! Calippode! Morta. È finita? No! C'è Goku e Vegeta. C'era Goku e Vegeta. Ok, a posto. Me lo aspettavo, me lo aspettavo, sinceramente. Dai, non potevano non esserci. È la cosa Joined Forces, dai. Impossibile che non ci siano che Goku e Vegeta come ultimi. O comunque lì alla fine. Ci stavano anche Kale e Caulifla come finali. Però ci sta, già, per l'amor di Dio. È proprio quella Joined Forces. Vuoi che non ci siano Goku e Vegeta, dai. Che cavolata sarebbe stata. Ok, 4-5-6. Dokkamodo. 7 milioni, a posto. Divertiamoci. Dokkamodo, bello bellino. Dopo abbiamo anche i buffer se rimangono in vita. Però... questo Dokkan più le 3 special di Migat. Vedremo. Dokkan Crit. Ok, no. Non vedremo il prossimo turno. Mi dispiace. Volevo vedere un altro turno di Kale Caulifla. Così. Però, peccato. Vabbè. Ragazzi, credo che qua abbiamo finito. Dovremmo aver finito. Capo, vediamo un attimino. Ok, no, non abbiamo finito. Cavolata. Ho detto una cavolata. Sono int, però, che dico. Attenzione! 6 orb le abbiamo. Ci divertiamo un po' per questo turno. Andiamo. Vai. Kale Caulifla più Kefla e via. 5 milioni, vai. Bello. Così è bello. Peccato che qua non attiva la passiva Kale Caulifla. Non faranno 18.000 special, però... va bene comunque. Kefla, è il tuo tempo. Ciao. Non sei ancora linkalti. L'unica cosa. Quant'era? 6? Non ho visto bene. È andato troppo veloce. Calippode! Boom! Con un bel cretino. Yeah! I calippi. Te becchi questo. Uè! 6-8! Altro calippo! Prepariamo. Pa-pa-pa-pam! Calippode! Vai! Sciottino. Ah, niente crit, peccato. Yeah, è divertente. Kefla è divertente. Fine della storia. È divertente e basta. Posto così qua, ok. Ora... non c'è più nessuno. No, non c'è più nessuno ora. Dovremmo proprio aver finito la history. Non ci dovrebbe essere proprio più nessuno. Anche perché... Goku, Pan e Trunks, sì, dopo, cioè, ci sarebbero Goten e Gohan DGT, Trunks e Goten DGT, ma basta, è finita, dovrebbero essere solo loro, basta. Boom, beccati questo, non morirà probabilmente, ci pensa Migatta Gelle, sì, dovrebbe essere finita, questa è la volta buona forse. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video.
abbiamo fatto la nuova history con il nuovo team di Kayle Caulifla. Tanta roba, è molto divertente come team. Stato un piacere, lasciate un bel like, commentate, era la fine veramente. Commentate se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.